Alessandro Passeri, da oltre 50 anni, è al fianco di chi lavora. Distributori di ricambi per veicoli industriali, attrezzature per officine, carrozzerie, materiale elettrico, prodotti chimici e lubrificanti. Premiata come attività storica, la ditta Passeri opera da 3 generazioni in Abruzzo, Marche e Molise. Le sedi sono a Pescara, in via Fosso Cavone 20, e a Corropoli, Teramo, in via Comi 16, zona industriale. Passeri, da 50 anni, al fianco di chi lavora. A Pescara, Bar Pasticceria Roberto, attività storica da oltre 40 anni. E il segreto è il nostro laboratorio dove produciamo tutto in casa, a partire dalle rinomate pizzette, alle quali non esiste chi resiste. L'ampia gamma di pasticcini e le meravigliose torte tradizionali e moderne. Un locale rinnovato e a passo con i tempi. Catering e forniture sia da asporto che consegnate comodamente a domicilio. Ti aspettiamo dalla colazione all'aperitivo tutti i giorni. Bar Pasticceria Roberto, a Pescara, in Viale della Pineta 9. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Paesi d'Italia. Oggi ci troviamo a 415 metri dal livello del mare. Siamo nella provincia di Chieti, precisamente a Rapino. Rapino è situato alle pendici del versante nord-orientale della Maiella. Nella zona montana raggiunge l'altitudine di 1900 metri in prossimità del rifugio Bruno Pomiglio in località Maielletta. Centro di antichissima origine ai piedi della Maiella e ad appena una trentina di chilometri dal mare, Rapino è uno dei paesi più belli e caratteristici della provincia di Chieti. Era noto in passato per l'arte della ceramica, portata al massimo splendore da Fedele Cappelletti e da altri illustri ceramisti della sua famiglia. I più antichi ritrovamenti nel suo territorio risalgono al Paleolitico medio e superiore, come la statuetta di bronzo della Dea di Rapino, oggi conservata al Museo di Chieti, è ritrovata nella Grotta del Colle. Nelle vicinanze è stata scoperta anche una tavola di bronzo, detta Targa di Rapino o Tabula Rapinensis, su cui è incisa un'iscrizione in dialetto marruccino, acquistata dal Mommsen di Berlino e attualmente al Museo Puškin di Mosca. Nel periodo neolitico e nell'età del bronzo, le attestazioni di frequentazione sono meno ricche, mentre tornano ad essere cospicue le tracce della presenza umana a partire dal primo millennio avanti Cristo, in età romana e durante il Medioevo. In epoca medievale vi fu la colonizzazione monastica dei Benedettini, cosicché per molti secoli Rapino fu sottoposta al monastero di San Salvatore a Maiella. Nel XV secolo Rapino fu feudo dapprima della famiglia Orsini, poi dei Colonna di Roma, fino all'abolizione della feudalità. La piazza principale del comune di Rapino
e intitolata ad Amilcare Paolucci, militare della Prima Guerra Mondiale, decorato con medaglia al valore, originario del paese. Rapino è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignito della croce di guerra al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l'attività nella lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. E allora siamo in compagnia questa volta del sindaco di Rapino, Rocco Micucci. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa possiamo venire a vedere qui in paese? Beh, questo è un paese molto che offre molto, perché ha una parte antica che è quella dove stiamo adesso in questo momento, che si estende su questa cresta, poi c'è la parte nuova che invece è alle nostre spalle, ma è un territorio molto vasto che arriva fino a 2400 metri per dove c'è il rifugio Comiglio a 1800, e gli Antidasci arrivano fino a 2400 metri con Monte Amaro. Insomma, il nostro territorio è quasi 27 km quadrati esteso. È un territorio che offre molto dal punto di vista sia naturalistico, perché chiaramente siamo nel Parco Nazionale della Maiella, anche se il centro storico non lo è, ma tutto il resto del territorio nel Parco Nazionale della Maiella, quindi è anche una bella soddisfazione sapere che in questo momento, proprio l'altro ieri è stato dichiarato geoparco, quindi da parte dell'UNESCO un patrimonio mondiale. E noi viviamo in un ambiente incontaminato che ad oggi fortunatamente ci offre delle possibilità incredibili di visita, perché va dalla parte storica, ripeto, a quella naturalistica. In più c'è una parte archeologica che è abbastanza vicina, in cui c'è da visitare le origini del popolo maruccino, perché c'è la città di Civita d'Ansica, che è stata il centro fortificato per eccellenza dei maruccini, da cui poi sono partiti e sono andati a fondare Teate. Quindi diciamo, noi veniamo un po' prima di Chieti, quasi, esatto, per questa vicenda qui. E abbiamo anche una bellissima grotta che si chiama la Grotta del Colle, che purtroppo in questo momento è in stato piuttosto d'abbandono, non certo per colpa dell'amministrazione comunale, che non ha fondi da poter investire, ma con il fatto che il Parco Nazionale della Maiella sia diventato geoparco, questo ci consentirà probabilmente di ottenere finalmente fondi per valorizzare nel modo dovuto quello che è un santuario antichissimo che risale al Paleolitico, in cui sono stati effettuati dei ritrovamenti fondamentali come la Tabula Rapinensis, che è la prima iscrizione oscosa bellica in cui si descrive questa processione sacra in cui le vergini venivano offerte ai capi guerrieri, e c'è stato il ritrovamento della Dea di Rapino, che è uno dei pezzi più importanti che è conservato al Museo Archeologico di Chieti, che oggi rende e arricchisce sicuramente importante il Museo Archeologico di Chieti. Insieme a questo poi noi abbiamo da poter visitare, non in questo momento perché abbiamo dovuto trasferirci le scuole causa Covid, il Museo della Ceramica, perché questo paese vanta una tradizione antichissima, che è quella della ceramica, che ci sono botteghe ancora aperte in cui questa tradizione viene portata avanti. Dopo Castelli, oggi in Abruzzo c'è solo Rapino che comunque produce ceramica e offre ancora capolavori di ceramica. Insieme a questo naturalmente poi ci sono i monumenti storici, perché essendo un paese di origine comunque medievale. E abbiamo una serie di monumenti storici che vanno dalle chiese, dove noi ci piace definirci terra di fede, perché pensi che in questo comune ci sono oltre 7 chiese, ma in tempi antichi ce n'erano ancora di altre che sono poi andate scomparse, ma attualmente abbiamo addirittura 7 chiese, quindi tutte visibili. Una è stata trasformata in teatro e ridata alla comunità per poter essere utilizzata come centro di aggregazione culturale, che poi andremo a visitare, si chiama la chiesa di Sant'Antonio. E diciamo che sicuramente oltre a questo dobbiamo aggiungere anche che siamo città dell'olio oltre che città della fede, perché siamo nel circuito nazionale delle città dell'olio, perché abbiamo una produzione di olio che il nostro territorio offre
con poi lavorato anche attraverso due smantoi che abbiamo all'interno del nostro comune. Anche questa è una tradizione antichissima, un tempo contavamo 13 frantoi addirittura in questo territorio, che ci permette quindi anche di arricchire la nostra cucina, che è una cucina molto ricca, molto particolare, molto variegata, e quindi sicuramente ci sono tantissimi elementi per venire a visitare Rapino. Ottimo. Sindaco, e un'altra cosa invece, cosa organizza l'ente durante l'anno? Logicamente non adesso in tempo di pandemia, però solitamente ecco, negli altri anni e successivamente a questa emergenza, cosa andrà ad organizzare l'ente? Guardi, l'ente ha una serie chiaramente di iniziative fisse che noi continuiamo a portare avanti nonostante tutto. E poi altre che naturalmente arricchiscono i calendari sia estivi che invernali per poter dare un'offerta turistica che si unisca a quella già naturalistica che è del nostro patrimonio storico archeologico. In particolare, per esempio, organizziamo i mercatini di Natale, che sono mercatini importanti perché sono molto particolari, non scimmiottano quelli del Trentino Alto Adige, ma vengono resi particolari per il fatto che sono legati alla ceramica, quindi all'hobbistica, all'artigiano, all'artista e quindi tutto ciò che si muove intorno al mondo dell'arte della ceramica, che poi può variare dalla pietra al legno, certo, viene offerto attraverso questo mercato al chiuso, quindi un vero centro commerciale naturale che viene costituito all'interno del Museo della Ceramica, tutto visitabile, tutto quindi al chiuso, e ha la possibilità di non scimmiottare, come dicevo, le casette del Trentino. Molti comuni, certo, pensano che fare un mercatino come quelli del nord basta comprare delle casette di legno e hai fatto, okay, il mercatino. In realtà non è così, cioè ci deve essere una tradizione. Noi ne abbiamo studiata una particolare e abbiamo fatto questa durante la primavera, utilizzando sempre quello che è il fulcro, cioè la ceramica, con delle iniziative legate alle vie del tè, le abbiamo chiamate, cioè praticamente si può degustare il tè da tutte le parti del mondo che arriva, e nelle tazze di ceramica che offriamo all'interno della sala tè del Museo della Ceramica, attraverso questa possibilità di gustare una bevanda che non è del posto, però si lega benissimo al discorso della tazza della ceramica, tazza di ceramica, e quindi è anche quello un rito molto particolare, perché poi ognuno prepara il tè per l'altro, quindi è una cosa molto bella. La colleghiamo ai dolci particolari che si fanno qui a Rapino e li offriamo insieme alla ceramica, e un miscuglio di sapori, colori, odori e di tutte cose insieme. Una cosa particolare, caratteristica. Molto sì, nuova. Altrettanto abbiamo per esempio in estate una cosa molto bella, sfruttiamo la nostra villa comunale, che è uno dei più bei parchi pubblici del territorio, perché oltre a essere un parco ricco di giochi per i giovani, per i ragazzi, per i bimbi, quindi per le famiglie, nello stesso tempo abbiamo creato un'area per il cinema all'aperto, ma noi offriamo un cinema all'aperto che è una specie di drive-in, soltanto che invece di arrivare con la macchina ci si porta, c'è un puff, quindi molto grande, dove le persone si sdraiano e vedono sotto le stelle il cinema, letteralmente il cinema sotto le stelle, perché si sta veramente in queste condizioni. Naturalmente poi abbiamo delle iniziative legate per esempio alla città dell'olio, quindi come la camminata tra gli olivi che facciamo ogni anno, a giugno ne faremo una, perché la pandemia questo non lo impedisce visto che è all'aperto, con anche un picnic collegato, e quindi ci sarà questa possibilità di visitare il paesaggio, di apprezzarne camminando lentamente, perché è una cosa molto importante, a volte camminare lentamente significa anche godersi quello che c'è intorno. Esatto, sì. E oltre questo abbiamo puntato molto sull'innovazione, cioè proprio perché abbiamo un territorio che offre sentieri, che offre percorsi eccetera, abbiamo creato la prima stazione di biciclette ricaricabile, qui intorno non ce ne sono altre, quindi un po' come il Trentino, e dalla stazione di biciclette ricaricabili, per cui uno viene, si affitta la bicicletta e anche se non è in forma fisica splendida, può chiaramente andare e vedere tutte le cose particolari che si trovano su questo territorio, come compreso fermarsi presso i ben 5 ristoranti che abbiamo in questo territorio, nonostante sia un comune di 1300 abitanti, quindi è anche questa una risorsa, una parte di economia fondamentale. Abbiamo adesso collegato e ampliato questa idea di essere un comune green,
E quindi si parla tanto di transizione ecologica, certo. Ci hanno fatto anche un ministero, noi siamo partiti un po' in anticipo, abbiamo puntato sia su il discorso delle biciclette elettriche, ma adesso stiamo realizzando una pista di pump track, che è un'attività particolarissima che diventa anche a disciplina olimpica, sì. che si potrà percorrere sia in bicicletta sia attraverso per esempio gli skateboard, i pattini, e questa sarà veramente una novità, perché di impianti come questi se ne trovano solo in Trentino fino adesso. Noi ci siamo ispirati proprio a uno di San Martino di Castrozza. Mio padre, qui la tradizione dice sempre: guarda a chi è meglio di te, certo, e fargliene le spese, cioè le quindi spese, significa certo. Guardare anche quello che fanno gli altri, cercare certo. di farlo meglio e farlo anche adattarlo al posto. Questa pista di pump track porterà sicuramente tantissimi appassionati, che saranno una nicchia, ma saranno anche tanti per il nostro territorio. Infine, con la possibilità di arrivare fino in montagna anche in estate con le biciclette, e pensare che poi in inverno abbiamo i campi da sci, quindi quest'anno è stato un anno particolare, certo, hanno deciso di non riaprirli, nonostante io ritengo si possa, l'unica montagna dove c'è attualmente la neve, ci sono gli ski lift che mantengono la distanza automaticamente tra le persone, non si capisce perché non abbiano permesso questa attività, che è creando un grosso danno disagio, economico, esatto, anche alle imprese che ci lavorano, certo. Però gli impianti da sci sono per noi un'altra risorsa turistica che riusciamo a offrire. Quindi un comune che ha una immensità di risorse che riesce ad offrire, punta molto su un tipo di particolare di turismo, cioè quello sportivo naturalistico, in modo che, ripeto, un po' proprio ispirandoci a quello che hanno fatto come i modelli del Trentino, che abbiamo visto funzionano, vorremmo essere un'oasi in questo territorio che punta su sport e turismo per offrire ai cittadini e ai nostri cittadini offrire un posto dove il benessere anche fisico è importante, ma soprattutto offrirlo ai turisti, dicendo: se venite qui sapete che avete tante attività da poter fare, non vi annoierete sicuramente. Ottimo, sindaco, grazie, complimenti. E noi proseguiamo il nostro viaggio per Rapino. La chiesa di San Lorenzo si trova nella parte alta all'imbocco di Via Roma. Non si sa se esistesse già nel Medioevo, ma l'aspetto attuale è quello del XVII-XVIII secolo. Il campanile è turrito in pietra e a pianta rettangolare, in pietra concia, e ospita una campana trecentesca, probabilmente proveniente dal distrutto monastero di San Salvatore a Maiella. La pianta della chiesa è rettangolare, senza una facciata, e si accede lateralmente da Via Roma mediante un portale architravato in pietra. L'interno è a navata unica con copertura a doppia falda a capriate lignee, decorata in tardo stile barocco da stucchi policromi. Sui lati si aprono nicchie a tutto sesto per gli altari minori. Quello maggiore è decorato da un tabernacolo in marmo policromo con la statua del santo, con il nicchione centrale ornato dalla tela del santo martirizzato. Il santuario della Madonna del Carpineto è situata nel rione dei Ceramisti. Affacciata nella parte nord-est, in via Carpineto, fu edificata perché la leggenda vuole che vi fu un'apparizione mariana su un carpino a un pastore. All'inizio del XVII secolo doveva trattarsi di una piccola cappella e successivamente la chiesa venne ampliata in stile tardo barocco. Ha una facciata tripartita molto simile a quella di San Giovanni, secondo lo schema ABA,
con il partito centrale più largo degli altri due laterali. I portali laterali hanno cornici in pietra modanata con timpano curvilineo e volute che racchiudono delle cartelle scolpite. I timpani sono appena rilevati dal fondo della parete e il portale maggiore invece ha semplici architravi in pietra sormontato nel partito centrale della facciata da finestrone in asse, mentre due oculi ellittici si trovano sopra i portali laterali. Il campanile sulla sinistra è una torretta neoclassica decorata da lesene a capitelli ionici e in cima da una piccola cupola. L'interno è a tre navate separate da pilastri quadrati che formano archi a tutto sesto e la copertura della navata maggiore è a volte bottata con affreschi a tempera, mentre le navate laterali hanno copertura a volte a crociera costolante che scandiscono lo spazio a campate. Sulla controfacciata si trova una scala in marmo bianco che conduce a una nicchia dove si trova la statua della Madonna. La festa della Madonna di Carpineto e la processione delle Verginelle, che si celebra l'8 maggio, è la festa più caratteristica di Rapino e fu studiata da Francesco Verlengia. Riportando la leggenda, nel XVI secolo apparve la Madonna presso il carpine del rione San Rocco o dei Ceramiati, nella parte bassa di Rapino. Un contadino vide sotto il carpine una statua della Madonna col bambino che iniziò ad essere venerata per questo prodigioso rinvenimento. L'occasione della venerazione come protettrice del paese ci fu l'8 maggio del 1794, quando ci fu una processione nella chiesa invocando la liberazione da una carestia che affliggeva i raccolti. La Vergine fu così venerata, dopo il miracolo della pioggia, come Madonna della Libera. In quegli anni fu realizzato un quadro devozionale dal pittore Nicola Ranieri da Guardiagrele. E nel 1810 la chiesa fu ricostruita e ampliata, lasciando la nicchia barocca originaria dietro l'altare, rialzato con una scalinata a doppia rampa e il tabernacolo con la statua della Madonna. Caratteristica antica, come riportata nel quadro di Ranieri, è la processione del popolo dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in cima al paese, con una statua copia dell'originale, fino al santuario, perché un'altra leggenda, riportata da Verlengia, vuole che la statua originale, portata fuori dal santuario per essere portata nella parrocchia, divenne pesante al punto da non essere trasportabile. Sicché si interpretò il desiderio della Madonna di rimanerne nel luogo dell'apparizione. Nella processione, come riportato nel quadro, figurano bambine e bambini travestiti da verginelle, ossia angioletti in abito bianco, e angeli che accompagnano la statua copia che viene fatta inchinare davanti l'originale. E allora questa volta siamo in compagnia di Davide Fiore. Ciao Davide. Ciao. Allora, cosa ci fai vedere? Cosa ci prepari di buono? Perché qui vedo degli ingredienti pochi ingredienti e poi vedo cos'è un panettone. No, Dario, questo è un panino mastodontico che è la caratteristica di questo locale, di fare panini così grandi, non prendere neanche con due mani. Ma abbiamo degli ingredienti sì pochi, ma molto molto bilanciati e molto lavorati, come l'ingrediente principale di questo panino che è il pulled pork. Il pulled pork è una carne che ha bisogno di tanta lavorazione, quindi una cottura molto lunga, una aromatizzazione particolare, la carne fa sì che dopo sia molto molto morbida e sfilacciata. E va condito con il cavolo che era marinato, la cipolla caramellata come vediamo qui, il pomodoro per dare un po' di freschezza e le salse che non possono mai mancare in un panino di stile americano. Perfetto, ottimo. E allora io, Davide, direi di andare subito a preparare
questa meraviglia. Vai, andiamo. Allora, il pulled pork è un classico taglio di carne di tipologia americana. Andiamo nello specifico, è una carne che viene preparata con la parte del collo del maiale e viene aromatizzata con varie spezie come principalmente la paprika e massaggiata con olio barbecue e con una mirepoix di verdurine come sedano, carota e cipolla che andremo a mettere nella teglia del pulled pork in fase di cottura. Dopodiché, quando la carne sarà nel forno, la copriremo bene con la carta stagnola bella coperta, perché la carne deve essere coperta e non cotta senza una copertura, e dopo 4-5 ore vedremo il risultato della carne, che sarà molto molto morbido. Infatti ci sono degli strumenti apposta che vanno a sfilacciare la carne per rendere questa diciamo carne caratteristica della sua ricetta. Saranno sempre cipolla caramellata e cavolo viola marinato e il pomodoro per dare un tocco di freschezza al panino. Ecco Antonio, il panino è pronto. Che meraviglia, che meraviglia! Allora, me lo tagli tu, vai, dai, tagliamelo un pezzetto, taglio. Logicamente, perché è mastodontico. Allora, taglio prima metà, sentite il pane sì. Come scrocchia, tra l'altro, bello bruschettato. Bello bruschettato, mamma mia, ragazzi. Ok. Ma che roba. Eccoci qua. Oh, che bello! E ora te ne taglio un pezzettino. Sì, giusto un pezzetto, facciamo la clerici maniera. Oh, che saluto Antonella Clerici. Allora, eccolo. Stai attento, c'è la possibilità di, ecco, che ti sporchi molto facilmente. Ascolta, a me non mi interessa non niente. Non mi interessa niente. Guarda, Ole. Signori, io vi chiedo scusa. Lo so, è così, guardate. Scusate. Spettacolare. Va bene, Davide, grazie mille, e io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre su Sky 821, sempre con Paesi d'Italia. Ciao a tutti! Ciao! Buono, una meraviglia. A Pescara, Bar Pasticceria Roberto, attività storica da oltre 40 anni. E il segreto è il nostro laboratorio dove produciamo tutto in casa, a partire dalle rinomate pizzette, alle quali non esiste chi resiste. L'ampia gamma di pasticcini e le meravigliose torte tradizionali e moderne. Un locale rinnovato e a passo con i tempi. Catering e forniture sia da asporto che consegnate comodamente a domicilio. Ti aspettiamo dalla colazione all'aperitivo tutti i giorni. Bar Pasticceria Roberto, a Pescara, in Viale della Pineta 9. Alessandro Passeri, da oltre 50 anni, è al fianco di chi lavora. Distributori di ricambi per veicoli industriali, attrezzature per officine, carrozzerie, materiale elettrico, prodotti chimici e lubrificanti.
Premiata come attività storica, la ditta Passeri opera da 3 generazioni in Abruzzo, Marche e Molise. Le sedi sono a Pescara, in via Fosso Cavone 20, e a Corropoli, Teramo, in via Comi 16, zona industriale. Passeri, da 50 anni, al fianco di chi lavora.